Prima cosa un plauso. El público asistente, ya sea aquí en sala, ya sea a través de la conexión online. Os doy la bienvenida a esta segunda conferencia de la segunda parte del ciclo de seminarios, El archivo de mi historia. Y os doy la bienvenida a la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como digo, os doy la bienvenida a esta actividad científica que cuenta con el patrocinio del Instituto Historia de la Europa Mediterránea, del CNR italiano y también con el patrocinio de la Pontificia Universidad Lateranense. Pues bien, abordamos hoy en esta sesión una nueva perspectiva. Con respecto a los archivos que hemos estado viendo en el anterior ciclo y también en la primera sesión celebrada el 7 de febrero pasado. Y como ya anunciamos el día 7 de febrero, con este segundo ciclo queremos seguir ampliando los temas susceptibles de ser investigados y a través de qué fuentes es posible realizar estos trabajos. En consecuencia, esta tarde le toca el turno a un archivo de origen eclesiástico que todavía no había sido abordado. Sí habíamos hablado del Archivo Apostólico Vaticano, pero en este caso estamos hablando de un archivo eclesiástico de iniciativa episcopal, de origen episcopal. Hablamos del Archivio Diocesano di Brescia y es una institución que fue creada por decreto episcopal en el año 2005 y que recoge el legado del archivo episcopal anterior. Tal y como se recoge en la página web, la documentación conservada en este archivo da testimonio de la actividad pastoral y administrativa de la Iglesia de Brescia realizada a través del obispo, la curia, las parroquias, los grupos y las asociaciones a lo largo de los siglos. Y el tema del que se van a ocupar las expertas que hoy nos acompañan, la historiadora Cinzia Cremonini, catedrática de la Universidad Católica de Milano, y la archivera Lucia Signori, del Archivo Histórico Diocesano de Brescia, a las cuales agradecemos de un modo muy sincero su presencia hoy aquí en Roma, en la escuela. Y como digo, ellas van a tratar un tema de una gran actualidad, como son las epidemias. Efectivamente, la reciente pandemia del COVID-19 ha dado lugar a la necesidad de entender cómo se afrontaron en el pasado, en un contexto espacial y en un tiempo determinados, algunas de las epidemias más nocivas, como podían ser la viruela, el cólera o la gripe española. Hacer una mención de estas enfermedades me lleva a recordar que en el ciclo anterior tuvimos una sesión dedicada a la peste de 1656 y que fue dictada por la doctora Ida María Fusco del Instituto de Historia de la Europa Mediterránea y en aquel momento ella se centró en hablarnos de cómo fue afrontada en el Mezzogiorno esa peste y por parte de las autoridades virreinales.
mediante documentación que ya había consultado en el Archivo de Estado de Navarra. Sin embargo, aquí hoy vamos a cambiar completamente de ámbito geográfico, vamos a irnos al lado opuesto, ¿no?, de la geografía de la cual habíamos hablado hace 2 años, y también vamos a abordar una cronología más amplia, y lo vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, a través de fuentes concernientes a temas religiosos o institucionales relativos a la Iglesia y con otras fuentes que nos van a ofrecer retazos de la vida social entre los siglos XVII y XX. Un archivo cuya dirección y profesionales adscritos tienen una conciencia clara de la importancia de las actividades de valorización de su documentación. Tal y como veremos más adelante, en su página también he podido constatar el anuncio de cursos y de exposiciones en colaboración con varias instituciones, tanto eclesiásticas como laicas, con lo cual digamos que estamos con dos personas, digamos que digamos, no les hemos tenido que explicar, ¿no?, mucho cuál era verdaderamente el espíritu de estas sesiones. En concreto, he visto que ahora mismo hay un curso que ha empezado el día 25 de marzo, titulado Scoperti tra le carte, inseguire profili di vita di donne e uomini tra i documenti, que he visto que es una contribución que determinados fondos hacen a lo que se ha venido llamando la microhistoria. Con estos fondos se nos indica que se está dando noticia de retratos o de biografías de hombres y mujeres comunes, que nos permiten conocer de cerca cómo era la vida cotidiana de aquellas personas o de aquellos individuos alejados del poder, pero que a fin de cuentas lo sufrían, lo apoyaban o lo combatían, según, digamos, la posición que tuvieron. También he visto, y creo que esto es muy importante, una apuesta, ¿no?, por el futuro de la historia y de los historiadores, pues quiero mencionar la actividad denominada cambio de escritura. En esta actividad, en realidad, también se ha implicado a diferentes archivos de todo el territorio de Brescia, y el objetivo es acercar el uso de las fuentes documentales al ámbito de la didáctica en cualquiera de sus niveles, implicando tanto a profesores como a promotores culturales. Por lo tanto, creo que este compromiso es esencial y creo que debía ser resaltado en esta pequeña presentación. Nada más, siento tener esta voz, pero estoy un poco resfriada. Por lo tanto, ya voy a pasar la palabra a la codirectora del curso, la profesora Isabella Iannuzzi, que, como es habitual, nos va a presentar a las dos especialistas, y siempre quisiera agradecer la asistencia técnica de las transmisiones que realiza nuestro compañero Alessandro Gattai. Grazie mille, Elena. Buonasera a tutti quanti. Prima cosa, anch'io devo ringraziare la presenza di Cinzia Cremonini e Lucia Signori, perché effettivamente, come ha ben dimostrato Elena, sono le persone più giuste, più adeguate per questo ciclo che riguarda il Archivio di Storia. Perché realmente da dentro, adesso con questa piccola biografia, questa piccola presentazione del loro percorso, vedrete che veramente da dentro hanno cercato di valorizzare il legato degli archivi, l'importanza degli archivi come elemento naturalmente per fare ricerca, ma anche come elemento di divulgazione per avvicinare le persone non solo alla ricerca, avanzata, tutte quante le persone avere coscienza dell'importanza di conoscere i fatti. In questo momento in cui siamo bombardati da notizie, sinceramente credo che è un elemento di valore importante da sottolineare. Quindi era giusto invitare loro e sentire la loro storia. Inizio da Cinzia Cremonini, la storica, che ci racconta la sua storia. Si è laureata e si è dottorata, ha fatto il suo percorso presso l'Università degli Studi di Milano, con tutor di altissimo livello. Carlo Capo, anche della Donati, quindi veramente una formazione di altissimo livello che ha continuato anche, l'abbiamo
l'inaugurazione di liste, per esempio con, seguendo la fondazione, è stata parte del 95 la fondazione di Annali di storia moderna e contemporanea, coordinata da Cesare Mussarelli, che no, infatti arrivavamo anche lì, per cui veramente una formazione non di altissimo livello, e quindi diciamo che lei mantiene questo legato storico altissimo, questa tradizione, queste ricerche. Cesare Mazzarelli, la Mestre delle Porti, è lui che ha creato e ha aperto un filone che anche in Spagna tante altre storie hanno seguito, sono anche la Crisi di Lana, il Storio, e quindi diciamo è la persona giusta, è il momento giusto. E poi, preme sottolinearlo, dall'aprile del 22 è membro del direttivo della Società per la Storia dell'Età Moderna, della SIDEM. E molto orgoglio, lo dico perché anch'io partecipo, è attiva e ci stimola tanto, coordinatrice della Commissione Archivi e Biblioteche, sempre dell'associazione della SIDEM. E veramente, insomma, ci stiamo muovendo molto e quindi lei ci guida, ci propone quesiti, cerchiamo in qualche modo di fare la nostra parte per avvicinare sempre di più questi archivi, ripeto, non solo all'alta ricerca, ma in generale alle persone, per in particolare avere coscienza dell'importanza della memoria e attraverso strumenti propri poter riuscire a interpretare questi elementi. E anche ha partecipato, ha fatto parte della rivista Cheiron, curriculum è ampio, molto ampio. E fa parte anche della rivista Nuova Ricerca Storica, Nuova Rivista Storica, scusate, è anche direttrice responsabile dell'annuario dell'Archivio di Stato di Milano, tantissime attività. E per quanto riguarda i filoni di ricerca sono incentrati sull'ambito dello studio dei rapporti tra l'Italia, l'impero e Spagna, con particolare riferimento ai feudi imperiali italiani tra il XV e il XVIII secolo. O anche lo studio dell'élite italiana in stretta relazione con l'identità patrizia e dinamiche del mondo asburgico, spagnolo e imperiale, e anche, mi sembra interessante sottolineare, lo studio dei cerimoniali civili e delle piccole corti aristocratiche. Quindi vedete una ricerca a tutto tondo, molto ampia, specifica, ma anche molto ampia, per avere una visione di congiunto su un territorio, ma interpretandole all'interno dello spazio della monarchia asburgica, della monarchia cattolica. Ampie, tantissime sono le collaborazioni scientifiche e i progetti di ricerca a cui ho collaborato. Mi preme qui sottolineare, visto che siamo in ambito spagnolo, anche le azioni integrate Italia-Spagna, che ho collaborato con Antonio Alvarez Ossorio, che è veramente una maniera di far viaggiare, non solo di parcellizzare la ricerca, e anche ha collaborato con l'École française, ha co-diretto interessanti tesi su Milano. E qui mi fermo perché sennò non finiremo più, e lo stesso dicasi per le pubblicazioni. Mi sono ricordo del 2003 Teatro genealogico delle famiglie nobili milanesi, manoscritti 11.500-11.501 della Biblioteca Nazionale di Madrid. O, per esempio, nel 2012, Impero e feudi italiani tra 5 e 600, pubblicato da Buzzoni, o nel 2012 alla corte del governatore, feste, riti e cerimonie a Milano tra XVI e XVIII secolo. Insomma, come vedete, interessi ampi e la persona giusta al posto giusto, il momento giusto. E adesso passiamo alla nostra archivista, che non è da meno, anche lei ha una formazione milanese, si è laureata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e poi si è diplomata in archivistica, paleografia e diplomatica presso l'Archivio di Stato di Milano. Ha successivamente svolto tantissimi incarichi. Qui solo ricordo, per esempio, dal 94 al 2000 ha lavorato presso la Biblioteca Civica Bolognana. E ha successivamente seguito diversi corsi di formazione e attività di aggiornamento presso diverse istituzioni, l'Università di Firenze, diversi corsi creati all'interno della Regione Lombardia o anche presso la Scuola Normale Superiore di Pisa sugli archivi ecclesiastici, o anche la sua partecipazione durante vari anni al convegno dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica.
Quindi ecco, vedete una formazione su un archivio ecclesiastico di grande spessore. Dal 2007 lavora presso l'Archivio Storico Diocesano di Brescia in qualità di responsabile del coordinamento e della gestione delle attività dell'archivio. E come già ha ricordato Elena, quindi non mi soffermerò troppo, è importantissimo questo lavoro che lei ha fatto di divulgazione, di creazione di corsi. Di avvicinamento, cercare di avvicinare gli archivi ecclesiastici al pubblico, ma anche comunque ha partecipato all'organizzazione di mostre sui giovani sotto il fascismo, diverse veramente attività e poi l'organizzazione di diversi archivi, l'inventario, per esempio qui ricordo l'archivio storico familiare di Milano, di Bernucchi, che poi è sfociato anche in pubblicazioni, anche qui un curriculum lunghissimo, taglio perché non, se no non finiremo, e le pubblicazioni sono a livello di un curriculum di questo livello, ricordo nel 2000 uno studio sul fondo della Biblioteca Turiniana. E poi nel 2011 i sinodi diocesani a Brescia, breve profilo storico-archivistico che è stato pubblicato nella rivista Brixia Sacra, e poi in collaborazione con Tedeschi, Tempo di Resistere, Parrocchie e Sacerdoti sulle tracce documentarie dell'archivio storico diocesano, questo negli annali dell'archivio storico della Resistenza bresciana e dell'età contemporanea nel 2014. Quindi, niente, adesso taccio e lascio la parola a Cinzia Cremonini. Sarà una presentazione, come diciamo noi, a ping pong, interverranno dinamica, molto dinamica, quindi grazie ad entrambe, vi lascio Andiamo. ci scambiamo. Ci scambiamo il posto e davvero ci scambiamo anche Sì, il ciabatto. Allora, intanto davvero ringraziamenti, non diritto, ma davvero sinceri alla Escuela Spagnola di Storia e Archeologia di Roma e in particolare non solamente al suo direttore, il professor Antonio Pizzo, ma ai miei, diciamo, diretti, no? Alle persone che mi hanno coinvolta qua, quindi Elena Gattiaguerra, Isabella Iannuzzi e Gaetano Sabatini. Davvero grazie perché credo che questo ciclo di seminari sia davvero molto interessante. Una bella idea, quella di mettere in connessione, diciamo, persone e sistemi che in qualche modo collaborano sempre, ma che non sempre, no? Sono in perfetta sintonia o comunque non vengono valorizzate queste collaborazioni nel modo giusto. E quindi davvero ringraziamenti non rituali. Vorrei però, prima di passare la parola alla mia cara collaboratrice in questo caso, Lucia Signori, fare qualche premessa, me lo consentirete, seguirò un po' una traccia scritta anche per evitare di prolungarmi troppo. Perché credo che l'importanza della relazione, io farò anche, diciamo, un discorso anche un pochino divulgativo, no? Un po' perché quello che è la mia attuale professione, cioè docente di storia moderna contemporanea, storia di una regione, storia sociale, nelle sedi di Milano e di Brescia, mi porta ad avere a che fare con studenti che bisognano in qualche modo di una particolare compagnia, no? Cioè di un accompagnamento particolare, e mi sono un pochino abituata. Anche perché coordinatrice del corso di laurea da ormai 6 anni, purtroppo perché è una bellissima cosa, ma molto onerosa, a diciamo, interagire con tutto il mondo della scuola primaria, che appunto è il luogo dove andranno a lavorare poi i nostri laureati. E quindi ho bisogno anche di avere una prospettiva legata a quelli che non sono gli specialisti della storia, no? Andare cioè a creare una sinergia con mondi che magari facendo il dottorato di ricerca, facendo il docente universitario, talvolta capita di non avere in mente, no? Invece credo che in questa fase della storia italiana sia molto importante proprio avere un occhio di riguardo a quello che è l'aspetto della diffusione, no? Dei temi della storia, dell'importanza della storia, anche dal punto di vista educativo e formativo. Quindi,
L'importanza della relazione tra studiosi e archivisti è indubitabile, no? Perché siamo, diciamo, utenti, no? Noi storici degli archivi e ci sono appunto gli operatori del settore, che sono gli archivisti, che sono, diciamo, questi due elementi sono uniti sicuramente dall'amore per la cultura, per le carte, ma anche dalla stessa mission, no? Questa mission di conoscere, valorizzare, diffondere la ricchezza di un patrimonio storico-culturale che forse non ha uguali in generale in Europa. Io mi fermo all'Europa, però anche forse oltre. Però è doveroso sottolineare che affinché questa, diciamo, sinergia tra storico e archivista possa essere effettivamente realizzata, essere produttiva, ci devono essere delle precondizioni. Precondizioni che vanno a riassumere un pochino in quella che è l'importanza delle attrezzature, no? Di base per la ricerca. Cioè di quelle attrezzature che devono essere messe a disposizione degli studiosi. E il tema può essere declinato su due fronti. Da un lato la preparazione sempre accurata, certamente adeguata, che le università devono fornire attraverso i corsi di laurea, attraverso le scuole di dottorato, i master, i convegni che si svolgono ormai con grande turnazione. Ma anche le associazioni, no? In qualche modo svolgono una loro missione particolare anche da questo punto di vista. Pensiamo appunto ai seminari che vengono organizzati tra i dottorandi di ricerca, no? Anche dalla stessa nostra associazione SISME. Ecco, tutte questa preparazione accurata deve sapersi assicurare, cioè queste istituzioni devono saper assicurare a ciascuno degli studenti e dei laureati che si preparano per diventare insegnanti, ricercatori, archivisti, bibliotecari, dunque operatori di questo amplissimo settore formativo, educativo, culturale, deve essere appunto una preparazione ad hoc. E se è vero che gli esami non finiscono mai, è anche vero che ciascuno dei soggetti coinvolti, quindi coloro che aspirano a fare un lavoro in questo ambito molto ampio, deve appunto sapere che la sua preparazione non è conclusa, che quindi ecco anche l'importanza, no, di questi cicli di seminari, secondo me, che sono appunto indirizzati anche a coloro che si stanno formando. E quindi è una informazione, una preparazione che è in divenire, che lo sarà sempre, cioè dal momento in cui intraprendono la scelta universitaria fino a quando andranno in pensione, mi viene da dire, no? Perché l'adeguamento deve essere appunto continuo. E quindi chi vuole fare lo storico, l'archivista, il bibliotecario, l'esperto di temi culturali, letterari, deve sapere da subito che è necessario lo svolgimento della professione questa appunto dimensione dell'attenzione all'arricchimento continuo dei saperi di base. E anche dell'acquisizione di abilità tecniche, quasi da dire, no? Cioè metodologiche, capacità di confronto su diversi piani, che deve accompagnare fino alla fine. Tuttavia, questo elemento, questo il secondo degli elementi che ho definito necessari per il bagaglio, l'attrezzatura, no? Di coloro che vogliono fare, vogliono intraprendere, vogliono pensare alla propria professione del futuro, non è sufficiente, nel senso che la sinergia tra lo storico e l'archivista necessita ovviamente di un dialogo continuo e quindi anche gli archivi devono fare un pochino la propria parte, quindi gli archivi e le biblioteche devono poter fornire agli studiosi le forme e gli strumenti in qualche modo indispensabili per chi fa ricerca nel XXI secolo, per chi voglia fare una ricerca con successo e profondità. Siamo in una fase naturalmente in cui sono sempre necessari questi confronti comparativi tra strutture, metodologie e temi, per cui la storia locale non può essere davvero locale e basta. Io appunto utilizzo questo termine che forse non mi convince del tutto, ma che circola, no? Una storia che è in qualche modo locale, nel senso che la storia globale deve attingere a arricchirsi con i mille stimoli che provengono dalla verifica e dal confronto con le ricadute sul territorio di quanto avviene in ambito generale, non locale. Quindi ci deve essere questa interazione tra micro e macro, che non sono più diciamo, elementi alternativi o separati, sono assolutamente sinergici. È chiaro che tutto questo deve essere fatto con un grano salis in qualche modo, perché è ovvio che
quando si parla di mondi connessi, è naturalmente diciamo, il cenno, no? A Subramanian è in qualche modo necessario, ineludibile. Tuttavia, è ovvio che insomma, chi lavora su temi che riguardano i nostri territori, cioè, non potrà avvertire davvero le connessioni con l'India per stare Sì, sì, appunto sì. in oggetto. Però, insomma, è interessante appunto avere quest'idea che micro e macro non sono appunto modalità di approccio alla storia in qualche modo separati, no? Tra di loro non ci può più essere questa cosa, perché dobbiamo fare appunto ricerche sempre più connesse, connesse con altri spazi, conoscere anche da lontano, da un altro territorio, da un altro stato, cosa possiede una biblioteca e cosa possiede un archivio, diventa a questo punto in qualche modo una necessità imprescindibile. Le ricerche che posso svolgere, le domande che posso fare alle fonti, io devo conoscerle addirittura quasi prima di intraprendere quella ricerca. Quindi è indispensabile che siano messe a disposizione da parte degli archivi e delle biblioteche i famosi inventari online, i cataloghi online, che non ci sono ovunque, attraverso appunto la digitalizzazione, la pubblicazione sui siti. E poi anche la pubblicazione sui siti in maniera puntuale, no? E anche aggiornata di quelle che sono le modalità di accesso a queste strutture. Sembra qualcosa di banale, però mi sembra davvero importante sottolinearlo, no? Che il risultato, diciamo, lo abbiamo solamente se ci sono questi incastri, queste connessioni. E quindi ci devono essere quelle aperture, o meglio dire, quelle riaperture effettive, che in taluni casi non sono garantiti, perché alcuni archivi, alcune biblioteche si comportano come se ci fossero ancora delle restrizioni, e infatti la commissione SISEM, che ho l'onore di coordinare, come raccontava appunto Isabella, di cui fa parte, assieme ad una pluralità, siamo con me 15, siamo in 14 a lavorare in questa commissione, in ordine alfabetico, provo a ricordarvi, sono Davide Armando, Nicoletta Bazzano, Paolo Groggio, poi ci sono appunto Giuseppe Cirillo, Francesco Cantegnì, Giuseppe Compagna, Alessandro Conte, Rita Foti, Stefano Calonaci, come dimenticarlo, Isabella Iannuzzi, appunto Maria Pia Paoli, Michele Rabà, Saverio Russo e Andrea Zappia. Ecco, abbiamo fatto un bel lavoro, devo dire, di mappatura, no? Mappatura che però è parziale, certamente, no? Quali sono le situazioni delle varie entità attive, biblioteche esistenti sul territorio, dove ci siamo fermati agli archivi di Stato e alle biblioteche nazionali. Questa mappatura, benché ora per ora parziale, ci ha permesso di capire con più sicurezza la grande differenza, lo sapevamo già, ma la grande differenza esistente all'interno di questo lungo territorio, no? La penisola italiana è molto lunga, ce ne accorgiamo quando la percorriamo banalmente anche semplicemente con il treno, per dire fin qua, o per andare appunto un po' più in là, e grandi differenze non solo tra una regione e l'altra, e questo ma anche all'interno della stessa regione. Io faccio riferimento per esempio alla Lombardia. La differenza enorme che c'è tra l'archivio di Mantova, che ha completamente, no, questo apparato di informazioni sul sito, e quindi digitalizzazione avanzata, anche perché Daniela Ferrari, che compianta, morto da poco, è stata una direttrice eccezionale, è stata anche direttrice dell'Archivio di Stato di Milano, ha proprio lei intrapreso la prima digitalizzazione dell'archivio, è stata davvero preziosissima. E appunto questa mappatura emerge la grande differenza tra, ad esempio, Mantova e Varese, no? Certo, voi mi direte, l'entità delle fonti che offre un archivio come quello mantovano, quindi gonzaghesco, sono enormemente differenti, però a maggior ragione viene da pensare che è davvero inconcepibile, no? Che in situazioni più piccole non ci sia un'adeguata corrispondenza sulle informazioni generali. L'obiettivo ovviamente è quello di realizzarli, questi cataloghi digitalizzati. Il 30 di marzo il nostro direttore, presidente della SISEM, assieme ad altri presidenti delle altre società storiche, delle società degli archivisti e dei bibliotecari, si recherà in udienza presso il Ministero
per far presente queste, abbiamo scritto insieme, no, una lettera che poneva, no, sottolineava tutte le questioni, abbiamo trovato la sinergia anche con le altre società e vediamo che cosa potrà accadere. È chiaro che tutto ciò va a scontrarsi con la, me ne rendo conto, Lucia, con il problema della mancanza degli operatori, che è data anche dal fatto che da tanto tempo non ci sono concorsi e che soprattutto non viene assicurata l'esistenza di concorsi almeno biennali, no? Che possano in qualche modo andare a coprire i pensionamenti, eccetera, eccetera. Possiamo andare avanti? Ecco, in questa premessa mi piace ricordare che Bergamo e Brescia sono capitale della cultura nel 2023, che è un'occasione offerta dal governo a queste città per premiarle, tra virgolette, per quanto hanno fatto durante i primissimi momenti del Covid, che le hanno colpite particolarmente. Va detto, si tratta di un'occasione particolare anche perché questa collaborazione va ad incidere sulla, sulla, cioè, su due città che, insomma, mi insegnano coloro che arrivano proprio da Brescia, due città e due territori che non hanno mai avuto una grande sinergia, hanno sempre un pochino lavorato in competizione, quindi è molto interessante. Quindi, ho inteso studiare questo tema delle pandemie, poi vi racconterò meglio come sono arrivata, perché io non sono una studiosa di questo tema, non nasco appunto come studiosa di questo tema, l'ha ricordato Isabella che ringrazio molto, mi sono sempre concentrata sull'elite, sulle relazioni appunto tra le elite italiane e gli altri mondi, ma appunto nasce un pochino da questa esigenza che poi vi racconterò, ma volevo sottolineare che la sinergia con la dottoressa Signori è precedente al Covid, nasce un po' da studierlo delle affinità elettive e dal fatto che abbiamo collaborato forse anche dal punto di vista della consulenza, posso dire, su altri progetti. E poi c'è il fatto che Brescia è una città che è piccola, anche se così importante, la seconda città della Lombardia, e l'archivio diocesano è davvero nell'immediato vicinanza di quella che era che è tuttora la sede storica dell'Ateneo bresciano, della Cattolica. Si trova questo Ateneo, adesso abbiamo una sede distaccata un po', diciamo, in periferia, però appunto qui vedete nella prima immagine a sinistra diciamo, l'ingresso della Cattolica, che si trova in uno dei palazzi più rappresentativi, più antichi della storia della città, il Palazzo dei Martinengo Cesaresco dell'Aquilone, che ha due passi dal Capitolium, che voi vedete appunto immediatamente a destra, un monumento importantissimo perché si occupa di archeologia e della storia più antica. Devo dire che Brescia ha moltissime testimonianze storiche, per cui si può servire davvero tutto il percorso della storia, no? Perché poi c'è anche ovviamente Piazza della Loggia, che non solamente importante per le cose terribili che sono accadute negli anni 70, la strage, eccetera, però è proprio il simbolo, no, della Brescia veneziana, e poi appunto il suo patrimonio culturale è davvero interessante. E a fianco della Cattolica di Brescia c'è appunto la sede dell'archivio storico diocesano. Adesso io lascio la parola a Lucia e poi la riprenderò per declinare un pochino meglio il lavoro che ho inteso fare sull'epidemia. Va bene. Allora, ringrazio anch'io per questo invito, direi anche inaspettato, quindi maggiormente gradito, direi, assolutamente. E mi sembra molto stimolante questo confronto tra appunto
archivista storico e penso che sia un format che magari copieremo. Ringrazio quindi tutto il personale delle scuole, le dottoresse e ovviamente la professoressa Cremonini che mi ha invitato e ha pensato a me per questa bella occasione. Quindi interpreto così la mia partecipazione di oggi come un momento di condivisione per raccontarci come avviene questo scambio vitale tra archivisti e storici. Direi che qualche cenno l'ha già fatto la dottoressa Guerra sul nostro archivio. Evidentemente l'archivio storico diocesano, così denominato, raccoglie l'eredità del precedente archivio vescovile dalle origini fino ai giorni nostri. Questa nuova denominazione non è, diciamo, solamente così nominale, ma è effettiva nel senso che si è voluto attribuire anche un senso di diocesanità anche al ruolo dell'archivio stesso. È in un certo senso anche un archivio di concentrazione, perché sono depositati non solo evidentemente le serie documentarie prodotte dalla Curia nel corso dei secoli, ma anche archivi diciamo, di altri enti che per qualche motivo sono arrivati a noi. Quindi è diretto da un laico, il professor Mario Baccolini, ordinario di storia economica, prorettore della Cattolica, e poi siamo un archivista, qualche collaboratore, giusto per dare così la dimensione. È stata fatta una scelta molto, secondo me, molto coraggiosa da parte della diocesi nel 2005, quando hanno deciso di ristrutturarlo interamente. Quindi prima occupava solamente un piano, invece ora occupa un intero stabile. Ecco, sicuramente quando si immagina di entrare in un archivio ecclesiastico, lo si immagina come il luogo di una ricerca prettamente ecclesiale. E sicuramente, se ci rifacciamo a quanto disse San Paolo VI, per esempio, in una locuzione agli archivisti nel 1963, in cui disse appunto che l'archivio ecclesiastico è il luogo del transitus domini, cioè del passaggio di Cristo, e pertanto luogo del passaggio, del luogo della memoria, l'identità ecclesiale, e le tracce appunto di questa evangelizzazione. Quindi è evidente che chi viene in archivio diocesano lo fa evidentemente per motivi legati anche ovviamente alla storia della Chiesa. Adesso non mi dilungo sulle serie documentarie, quindi a partire dalle gerarchie, quindi dai vescovi ai concili, ai sinodi, tutto il curriculum dei sacerdoti, quindi da quando entrano chierici fino a tutti gli incarichi che hanno. Molto interessante, per esempio, una cosa che spesso non è conosciuta, che fino al 1964 le parrocchie venivano attribuite per concorso, e quindi noi abbiamo tutta la serie dei concorsi con gli elaborati di questi sacerdoti che si candidavano appunto alle parrocchie vacanti. I fascicoli delle parrocchie e così via. Però diciamo che se evidentemente il luogo della memoria ecclesiale, quello che mi preme sottolineare è che anche è il luogo della memoria condivisa di una comunità civile. Questo perché evidentemente la nostra storia è stata nei secoli, non occorre ricordarlo, la storia della Chiesa è stata anche la storia dei nostri paesi, delle nostre popolazioni, delle nostre comunità. E quindi se come tutti gli storici un po', io non sono storica, quindi, però se gli storici ci insegnano che la storia va interpretata, ecco, io penso che anche un archivio debba avere così una ermeneutica, se possiamo dire, cioè siamo noi
lo interpretiamo nel modo in cui anche lo proponiamo. E quindi io penso che questa memoria condivisa sia una cifra molto importante perché in un certo senso può far riconoscere anche ai non credenti, può far riconoscere dei tratti della propria identità. E quindi così faccio una carrellata molto veloce di alcuni fondi che in un certo senso esprimono un po' questa memoria condivisa. E parto da un fondo, quello della mensa vescovile, che diciamo più ecclesiastico non potrebbe essere, nel senso che raccoglie tutta la documentazione patrimoniale dei vescovi nel corso dei secoli. Che cosa può avere di interesse per la comunità civile? Sicuramente ci parla di questi beni, di queste proprietà, degli affittuari, della toponomastica, della topografia e quindi della storia economica. Un dottorando che è venuto in archivio lungamente per fare la sua ricerca sull'episcopato bresciano nel basso medioevo, ha ricostruito anche tutta questa vicenda che veramente è un tassello importantissimo. Un classico, potremmo dire così, è quello delle visite pastorali. Non occorre che lo ripeta, sono ovviamente, lo sappiamo tutti, sono visite che iniziano successivamente al Concilio di Trento per necessità di riforma, normalizzazione, controllo, rinnovamento, per cui i vescovi vanno a visitare il proprio territorio. È interessante in realtà la scoperta delle visite pastorali come fonte assolutamente primaria è degli anni, mi sembra, 80, 90, e sono una fonte preziosissima, come dicevo, non solo evidentemente per la storia dell'evangelizzazione, ma anche perché ci forniscono uno spaccato sociale, demografico. E anche molto direi anche per la storia dell'arte. Infatti, qualsiasi ricerca storica, qualsiasi restauro che poi evidentemente necessita prima di una relazione storica, ha necessità di compulsare questo tipo di documenti. Noi le abbiamo interamente digitalizzate, quindi dalle origini fino praticamente a quelle della metà del secolo scorso e sono consultabili nella nostra sala studio. Ecco, a proposito della storia dell'arte, questo è un fondo, Deputazione alla Fabbrica del Duomo Nuovo, come dice la parola deputazione, in realtà è un fondo civile, perché la Fabbrica del Duomo era di competenza del comune. Questo fondo è, diciamo, veramente molto prezioso, in un centinaio di buste raccoglie la storia della costruzione del Duomo a partire praticamente dalla metà del Cinquecento, quando viene deliberata la costruzione, fino ai primi del Novecento, quando viene inaugurato in maniera definitiva. Ecco, magari vado più velocemente, poi diciamo, la relazione è articolata in un'altra parte, quindi un po' esplicativa dell'archivio, in una parte sulla valorizzazione e poi le fonti invece che riguardano proprio l'epidemia. Ecco, questo magari può essere di interesse per la collega dottoressa Ghera, che sono deputati all'estimo del clero, è un fondo, anche questo di provenienza civile, nel senso che Brescia è stata sotto la dominazione veneziana appunto dal 1426 fino alla Repubblica Cisalpina, grosso modo, e pagavamo le tasse a Venezia, evidentemente, e anche il clero. E quindi questo fondo raccoglie tutte le polizze d'estimo di tutte le parrocchie della diocesi. Quindi è una fonte, diciamo, preziosa anche per la sua sistematicità, perché ci raccoglie sia le fonti, appunto, le entrate, le uscite, le spese, gli aggravi cosiddetti, no? Quindi è veramente una piccola perla, diciamo così.
Magari di questo parlo successivamente e anche delle fonti anagrafiche che citerò poi così, nella carrellata sulle fonti per le epidemie, e poi un paio di tematiche, oltre che, diciamo, le serie che abbiamo visto in fondi. Il tema evidentemente della solidarietà e la carità, che è evidentemente la cifra così genetica, no, della Chiesa, e quindi le tante testimonianze che noi ritroviamo nelle carte delle confraternite. Vedremo meglio poi nelle circolari vescovili perché che cosa accade, nei carteggi di un segretario del vescovo, per esempio, per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale. E infine cito anche questo tema della storia educativa. Mi sembra molto importante, un complesso di carte veramente notevolissimo. Questo Lorenzo Pavanelli è stato veramente un pioniere della catechesi a livello nazionale. E quindi non mi dilungo, ma permette di ricostruire tanta storia educativa, quindi non solo della Chiesa, ma anche quelle che erano le tendenze formative novecentesche. Come lavoriamo? L'Archivio Diocesano ha aderito nel 2005 al progetto CEIAR. Questo è il progetto portato avanti dalla CEI che permette, con l'utilizzo di un software, di ordine all'inventariazione degli archivi ecclesiastici. Scusate. Il naturale sbocco di questa inventariazione è il web, il portale degli archivi ecclesiastici, scusate, dei beni culturali ecclesiastici, archivi, biblioteche, musei e istituti di cultura. È probabile che ci sia un'evoluzione, ecco, CEIAR è praticamente software che è basato sul format di Arianna, che magari conoscerete, portato avanti dalla società Iperborea di Pisa, e ci sarà un'evoluzione a quanto pare nel 2023 con Arianna Framework, che avrà, diciamo, una connotazione anche non solo tecnica di inventariazione, ma a quanto pare anche sulla valorizzazione. Proseguo sulla valorizzazione. Così, ho pensato di soffermarmi su questo tema per quale motivo? Perché di fatto anche questo è un momento, quello di cui parliamo, la ricerca che ha condotto la professoressa, è evidentemente il tema del nostro intervento. L'ho articolata in quattro, diciamo, in quattro nuclei. Quindi siamo partiti da una valorizzazione tradizionale, che passeremo velocemente, poi direi la didattica, assolutamente fondamentale, il digitale e l'integrazione. Ecco, non mi soffermo, poi magari se serve più avanti. Siamo partiti dai corsi di formazione, ho visto che si è documentatissima, la dottoressa Guerra ha parlato anche del nostro corso, e quindi infatti è la dodicesima edizione del corso. Sono stati più tecnici, alcuni più culturali, altri sulle tipologie documentarie, altri sul linguaggio. Adesso non mi dilungo. Alcuni eventi, mos cioè mostra una parola grossa, diciamo, esposizioni documentarie. Quindi nel 2014 l'apertura del FAI e poi ispirati dagli archivi. Ecco, dove vorrei soffermarmi un po' di più è sulla didattica, perché penso che sia proprio, come prima, con loro, la sfida è questo che serve, perché noi possiamo proseguire a far conoscere la storia, a riconoscere le nostre identità con i giovani. Alcune esperienze didattiche sono partite proprio da quel fondo che dicevo, della deputazione alla Fabbrica del Duomo Nuovo. E è proprio vero che poi si autoalimentano, nel senso che abbiamo fatto per esempio un PCTO, ex alternanza scuola lavoro, con un liceo classico,
era articolato in due momenti, una prima parte più tecnica in cui sui fascicoli selezionati loro andavano a provare a inventariare, diciamo, con Brano Salis, ecco, e poi da quelle carte dovevano trarne delle indicazioni per costruire una visita guidata, ovviamente ognuno un pezzetto. E diciamo che la cosa è stata veramente molto gratificante, tant'è vero che questi studenti hanno voluto produrre anche un video, ma hanno detto possiamo fare un video per cui se volete divertirvi, Vano e Enorme Lusinga è il titolo di questo video sul canale YouTube della Voce del Popolo, che è il settimanale diocesano. E un altro motivo di ispirazione è stata questi laboratori che da 3 anni sto tenendo nel corso di laurea di scienze della formazione, come insegnare agli studenti come potranno insegnare la storia con i bambini della primaria. E quindi a partire dai documenti loro devono elaborare delle unità didattiche, le famose UDA. Diciamo che l'inizio è sempre molto così straniante, nel senso che non sono abituati e fanno un po' fatica, però poi la cosa funziona e producono delle belle cose. Ecco, non mi dilungo più di tanto su questo. Digitale, il digitale, va bene, nel 2018 siamo partiti con Facebook e Instagram, e quindi ci potete seguire anche lì. E poi voglio citare diciamo, alcuni altri eventi. Archivissima 2020, questa manifestazione organizzata dal Polo Culturale del Novecento di Torino, che doveva essere in presenza, poi tutti sono stati stroncati dalla pandemia e si è trasformato in una mostra digitale. Il tema era donne e noi abbiamo parlato di donne riemerse. Ecco, invece quello su cui mi fermerei di più è il tema di Archivissima 2021, il tema era generazioni, che noi abbiamo pensato di declinare in generazioni nell'epidemia. Quindi, a partire dai documenti, abbiamo così, seguito tutta una carrellata di queste storie di epidemie sul territorio bresciano. Lo potete vedere mettendo Archivissima 2021 archivio storico diocesano. E questo è stato, diciamo, abbiamo lavorato veramente tantissimo per quell'evento, nella ricerca, nella selezione dei documenti, nella trascrizione, la produzione di podcast, eccetera. Tant'è vero che a un certo punto, premessa, la CEI finanza dei progetti diocesani integrati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se archivio, biblioteca, museo diocesano si mettono insieme a lavorare per un progetto culturale, danno un piccolo finanziamento. E quindi noi abbiamo detto, va bene, dopo tutto questo lavoro che abbiamo fatto sull'epidemia, perché non creare un progetto diocesano? E così è uscito questo scampato pericolo, che magari poi illustro meglio è un percorso multimediale che si trova in the web. Poi magari ve lo illustro meglio. Ecco, la valorizzazione sicuramente ha dei capisaldi. Parte dalla tutela e dalla salvaguardia, nel senso che se restauriamo, se digitalizziamo, questo ci ritorna in termini di promozione e valorizzazione. Il dato fisico gestionale è assolutamente imprescindibile. Cosa intendo con questo? Intendo che, per esempio, noi abbiamo la fortuna di avere un archivio con dei locali che permettono di accogliere gli studenti. Diversamente non si potrebbe. E sono cose lapalissiane, ma assolutamente discriminanti rispetto al fare e non fare. La conoscenza approfondita del materiale, cioè non possiamo valorizzare, anche questo sembra evidente, se non conosciamo bene. Infatti noi procediamo in questo modo, quando riordiniamo e inventariamo, la parola d'ordine è qualsiasi documento trovi che può servire per la valorizzazione, foto e mettere da parte.
Perché sarà quello il momento in cui noi riusciremo veramente. Non ci torneremo più su queste carte. Succede così. La didattica, l'ho già detto, e infine la contaminazione tra i vari beni culturali è fondamentale, perché noi siamo abituati a ragionare l'archivista con le categorie dell'archivista. Invece, nel momento in cui entriamo sul terreno comune, cambiamo la prospettiva, ci arricchiamo, ci rinnoviamo nei nostri orizzonti. Ecco, magari vado avanti anche sulle fonti o Ma se vuoi, faccio la carrellata io direi che dopo. sì, Sì? perché io poi così appunto concludo e ho anche delle conclusioni che Va bene. Ecco, quali fonti. Ecco, le fonti per le epidemie evidentemente sono l'eterogenesi dei fini, no? Queste fonti non sono nate per uno sguardo, come dire, medico o sociale sulle malattie. Però noi le interroghiamo e troviamo delle risposte. Ecco, le fonti anagrafiche, per esempio. Evidentemente non parlo di quelle canoniche che sono affermate dopo il Concilio di Trento, evidentemente, non solo di quello, ma parlo, per quanto riguarda il territorio bresciano, del periodo lombardo-veneto, quindi 1815-1800, in realtà vanno anche dopo l'Unità d'Italia, per cui il governo austriaco investe i parroci della, in un certo senso, così, funzione civile di anagrafe. Quindi non solo devono redigere i loro registri canonici soliti, ma su questi moduli prestampati devono fare degli altri registri che mandano, fanno in duplice copia, una copia l'abbiamo noi. Quindi noi abbiamo 1400 buste di tutta la diocesi di Brescia per questo periodo che vi dicevo. Perché sono interessanti? Perché ci forniscono una serie di notizie che assolutamente non avremmo diversamente. Cause di morte in primis, con tutta la questione anche di come vengono denominate le malattie, eccetera, le condizioni sociali di dei nati, morti, di coloro che si sposano, e su questo veramente è una fonte di primo ordine. Anche perché è sistematica, anche questa l'abbiamo utilizzata per esempio nella didattica con un paio di scuole sull'epidemia. Abbiamo preso a campione delle parrocchie cittadine e avevamo delle statistiche, quindi chi erano i morti, di cosa morivano e tutta una serie anche di statistiche. Un'altra fonte è quella degli avvisi a stampa. Questa serie è evidentemente appunto interamente a stampa, è di grande formato. In realtà non è costituita solamente da diciamo, avvisi di provenienza ecclesiastica, ma anche di istituzioni civili, quindi il governo, la congregazione municipale e così via. Ecco. Importanti perché ci permettono di entrare. Allora, di cosa parlano? Per esempio, è la comunicazione, lo vediamo, ecco, magari lo vediamo anche con i circolari vescovili, che evidentemente sono più ristretto perché sono solo prodotte, diciamo, dal vescovo, ma il tipo di comunicazione è simile, nel senso che allora, il vescovo attraverso i parroci, quindi attraverso queste circolari, comunica con i fedeli. E di che cosa parla nel contesto epidemico? Raccomanda di vaccinarsi per il vaiolo, per esempio. Ci sono raccomandazioni di norme igieniche da rispettare, di non fare assembramenti, di non prestare fede a coloro che dicono che i medici sono degli untori perché diffondono e quindi le fake news che sono rincorse anche nel nostro tempo pandemico.
Poi si nota sempre la correlazione tra il momento della carestia, dell'indigenza, con lo sviluppo anche di queste malattie, per esempio del tifo. Poi ci sono i vescovi che in tempo di Quaresima, vabbè, siamo già abbattuti dalle epidemie, non serve che ci sia anche l'astinenza dalle carni, perché già questi erano veramente molto provati, o il vescovo che raccomanda proprio a pareggiate distanze, lavatevi le mani, quindi delle indicazioni che in un certo senso non ci aspetteremmo. E poi anche ovviamente la preghiera per scampare l'epidemia e il successivo scioglimento di voto, ma per esempio alcune di queste circolari parlano anche delle epidemie del bestiame, la peste bovina, per esempio, anche di metà Settecento, molto frequente. Ecco, le carte ad annum è una serie così molto un po' artificiosa, nel senso che è stata creata per mettere quelle cose che non si sa mai dove mettere. E vedete qua, raccomandazioni per tempo dell'influenza, qui siamo invece al tempo della cosiddetta spagnola. Ecco, il protocollo ottocentesco perché è importante. Allora, Napoleone evidentemente istituisce il protocollo non solo per gli enti pubblici, ma anche per gli enti ecclesiastici, e è una sezione molto rilevante del nostro archivio, che è pochissimo consultata, purtroppo. Una di queste serie, di queste classi, regolamenti e istituzioni, ci permette di vedere i rapporti tra il vescovo e l'autorità civile. E quindi anche qua si ricostruiscono dei riferimenti, dei rapporti. Adesso non voglio portare più altro tempo. Ecco, le cause di beatificazione e canonizzazione. Molte delle donne che hanno fondato delle congregazioni religiose nell'Ottocento c'è una fioritura così esondante. Noi ricordiamo, per esempio, Paola di Rosa, Concepita di Rosa, la sua vocazione nasce proprio nel 1836 in piena epidemia di colera a Brescia. E qui troviamo, lei parlava appunto del recinto delle colerose. E qui troviamo testimonianze anche di questo. Infine, questo fondo, la Compagnia dei Custodi delle Sante Croci, è un fondo in deposito, ecco, non è nostro, ma è appunto dei Custodi delle Sante Croci. Perché è importante? Perché queste Sante Croci, questa la reliquia della Santa Croce custodita nel Duomo Vecchio, è il filo rosso che nel corso dei secoli ha, diciamo, sostenuto la devozione nei tempi delle calamità, delle epidemie, e qui troviamo appunto testimonianza di tutto questo. Magari poi alla fine potrei far vedere il web dopo che. Va bene, d'accordo. Grazie Lucia che ci ha dato questa bella panoramica sulla varietà, no? Dell'utilizzo anche di questo archivio che offre davvero diversi spaccati. Quando noi pensiamo all'archivio diocesano, pensiamo che si possono trovare lì soltanto questioni di carattere ecclesiale. Invece, come vedete, sono tanti gli spunti che potrebbero proprio sorgere dalla consultazione di questi materiali. Allora, com'è nato il mio approccio ad un tema che, come vi dicevo, non è in realtà il mio, no? Cioè io mi sono approcciata a questo tema delle epidemie per due motivi. Indubbiamente perché appunto quando è scoppiata l'epidemia, in quei mesi in cui abbiamo dovuto approcciare la modalità della DAD, in quel poco tempo libero che rimaneva, perché poi avevamo anche potuto la visita del ministero che incombeva, no, sul corso di laurea, sentivo la necessità, insomma, di avvicinare gli studenti al tema di che cosa sono state nel passato le epidemie, no? Cioè, siccome ogni epidemia nel passato ha generato malattie, dolore, morte,
ma ha fermato il tempo, esattamente come capitava a noi, no? In quei mesi, quelle settimane, no? Del 2020, ha fermato il tempo e ha sospeso appunto la vita quotidiana. Ecco perché il titolo, no? Il tempo sospeso, perché si aveva un po' la sensazione che il nostro tempo quotidiano fosse stato in qualche modo sospeso, no? Proprio dall'incombenza di questo virus di cui capivamo poco, ma che in realtà le società del passato, i nostri antenati, avevano avuto insomma, occasioni per rapportarsi a situazioni simili. E allora mi sembrava importante, durante appunto la preparazione di questi corsi, cercare di far capire agli studenti che cosa si stesse vivendo e quali fossero le analogie con il passato e come le società del passato si fossero rapportate. Per carità, niente di eccezionale, sono sicura che moltissimi di noi l'hanno fatto. Però piano piano mi sono un pochino appassionata a questo tema perché mi sembrava che appunto interveniva qui insomma un po' la funzione formativa educativa, no, del nostro lavoro, fosse in qualche modo anche un modo, una modalità per avvicinarvi alla storia, per avvicinarvi un po' di più alla storia, perché come vi dicevo, non sono studenti che hanno come fine, no, quello di pensare alla storia come uno degli elementi chiave della loro formazione. E allora ho iniziato un pochino a studiare alcune delle epidemie più rappresentative, certo ce ne sono tantissime. Mi sono concentrato un pochino sulla peste, il vaiolo, il colera e l'influenza spagnola. Poi vi dirò anche meglio perché. È chiaro che l'elemento fondamentale è stato quello di guidare gli studenti in questa conoscenza più ravvicinata e ho dovuto cercare di crearmi anche un quadro storico. Sono partito da cose davvero basilari, no? Cioè, nel senso che ovviamente la sonografia sul tema adesso è davvero molto molto ampia, però a me è sembrato anche molto utile affidarmi a quei siti certificati scientifici come quelli dell'Istituto Superiore di Sanità, perché mi sembrava importante capire esattamente, tecnicamente, scientificamente, che cosa sono questi batteri e questi virus, no? E poi appunto mi sono incontrata con il sito di The Web, di cui appunto ci parlerà poi più avanti Lucia. Allora, le due pubblicazioni che forse erano prima, no, dopo. Allora, le due pubblicazioni che sono un pochino, diciamo, una è quasi alla fine, quella verde è una strana confusione di tempi e di cose, che cos'è? È una raccolta. Un'opera collettiva fatta con alcuni colleghi con i quali la collaborazione nasce dal fatto di aver vinto insieme un bando d'Ateneo che si occupava proprio, cioè che aveva come fine proprio quello di studiare l'epidemia, no? E ci siamo proposti di fare una raccolta di fonti letterarie e storiche, no? Per dare, con una cornice chiaramente, no? Per dare a chi leggerà questo volume, per dare un quadro su queste, anche qui ci siamo attenuti a quattro epidemie, cioè le stesse, quindi peste, quindi vaiolo, quindi colera e spagnola, con un ultimo capitolo che la collega letterata, nel senso che studia letteratura italiana contemporanea, Paola Ponti, ha fatto sulla produzione molto molto cospicua che c'è stata nei mesi della pandemia, questa è stata una produzione di testi letterari, molto molto, non tutti chiaramente di eccessa qualità, però appunto il bisogno di raccontarsi, di raccontare quello che si stava vivendo. L'altro, in realtà, l'altro è appunto il tempo sospeso, è quello da cui nasce tutta questa cosa, nel senso che avendo io provato a fare una ricerca che dovesse in qualche modo riguardare gli studenti, ho cercato però di mettere l'epidemia non come un semplice capitolo all'interno della storia sociale, no? Ma di cercare di vedere come le epidemie avessero avuto un impatto forte sulla demografia, sulle dinamiche sociali, analizzandolo anche in modo comparativo, cioè se noi ci facciamo caso,
In genere le epidemie vengono studiate da sole e senza che ci sia uno sguardo su quella che è la società che le recepisce, no? Ecco, invece il mio tentativo era quello proprio di mettere le epidemie dentro al quadro storico della società in cui compaiono, e quindi dalla metà del 300 fino praticamente al 900 e oltre, proprio per vedere l'impatto delle epidemie, non solamente appunto l'impatto delle epidemie sulla società e sulle dinamiche sociali. Allora, è chiaro che, se possiamo andare avanti, è chiaro che ho dovuto innanzitutto capire di che cosa si stesse parlando, per cui distinguere tra epidemie batteriche da epidemie virali, no? Sono tantissime. Perché ho scelto queste? Perché mi è sembrato che quelle avessero avuto dentro appunto la nostra storia, in particolare la storia dell'età moderna, certo, avessero avuto un impatto un pochino più forte appunto sulle dinamiche sociali. Possiamo andare oltre. E quindi la prospettiva che mi sono data ovviamente è quella che dicevo prima, no? La prospettiva contemporaneamente micro e macro, quindi locale, che è poi, se vogliamo, quella che io ho sempre seguito, no? Per formazione, questa relazione interdimensionale, perché le mie ricerche sulla storia di Milano o sulla storia dei periodi imperiali, come si diceva prima, non potevano mai prescindere dalla considerazione dei mille legami con la Spagna, con l'impero, e nel caso dei feudi imperiali, poi con la dimensione dei legami che questi feudi avevano con il vicino Ducato di Savoia, con la Repubblica di Genova, con Mantova, i Ducati Padani, per non parlare poi delle mille interazioni tra i vari territori dell'Italia spagnola. Una cosa che tuttora non si fa abbastanza, secondo me, è la circolazione, no, degli incarichi, delle cariche all'interno del sistema spagnolo, perché molti degli uomini che hanno governato Milano hanno poi avuto un ruolo importante dentro al Regno di Napoli o a quello di Sicilia. Quindi questa prospettiva, che è nel contempo appunto locale, ma anche generale, che possiamo definire un locale, se avete un termine migliore, ben venga. Però appunto è sempre quella che mi ha condotto nella ricerca e mi è sembrato in qualche modo imprescindibile davvero per affrontare questo tema, perché è banale dirlo, no? Lo dicevamo anche prima, è chiaro che i virus e i batteri non si fermano dove ci sono i confini degli stati, però vale la pena di ricordarlo, nel senso che vagano sul territorio, trasformano la nostra vita, il tempo che diventa sospeso e via dicendo, e quindi solamente le barriere artificiali che noi poniamo, come le chiusure, gli isolamenti che abbiamo potuto verificare essere stati introdotti fin da un tempo davvero remoto dalle istituzioni, possono appunto creare quelle bolle locali che in qualche modo interrompono, no? O credono di interrompere le connessioni tra gli spazi allo scopo di prevenire il contagio. Naturalmente, come sempre, le domande che poniamo alle fonti sono fondamentali, e questo è un elemento che mi pare valga la pena di ricordare, perché il modo con cui ci rapportiamo alle fonti dipende appunto dalle domande che noi facciamo alle fonti stesse, e che domande che in qualche modo devono essere dettate dalla nostra conoscenza delle dinamiche interne a quel tempo, no? Io sono dell'avviso di quello che diceva un po' Marroux, no? Però Marroux che diceva che in fondo dobbiamo farci uomini del tempo che stiamo studiando. Però è proprio anche quello che dice Bloch, che se io non ho un'idea del mio tempo presente, forse non faccio le domande giuste, no? Al passato. Tuttavia, le domande che mi sono poste in questo caso sono state appunto quelle di andare a cercare, al di là degli evidenti effetti sull'andamento demografico indotto dalle pandemie, che chiaramente hanno in taluni casi addirittura dimezzato la popolazione, ci sono state delle differenze tra epidemie virali ed epidemie batteriche in termini appunto di risposta, per esempio, delle istituzioni e di conseguenza l'influenza che hanno avuto sulla popolazione, per esempio. E quali sono
Quali effetti si sono registrati sui comportamenti della popolazione? Cioè, come ha reagito la popolazione? Colpita dalla peste piuttosto che dal colera e via dicendo. Quali le risposte delle istituzioni civili, quali quelle delle istituzioni religiose, no? Allora, chiaramente qui diventa importante allora, la prospettiva comparativa, cioè è stata davvero importante il fatto di non aver preso in considerazione separatamente queste epidemie, ma aver cercato di vederle sullo sfondo della storia sociale in maniera appunto, perché poi, come sappiamo, per larghissimo tempo la peste ha occupato, no? Questa storia delle epidemie, perché dall'antichità ne parla addirittura, insomma, Tucidide, quindi insomma, dall'antichità, la peste di Giustiniano, poi, no? Poi più avanti, la famosa peste bubonica del 1348, sfondo del Decameron, eccetera, eccetera. Ecco, c'è sempre cercato, insegnando anche di fare questi collegamenti con, no, la storia anche culturale e letteraria, perché gli studenti magari non sono degli specialisti di storia e di letteratura, però qualche cosa si ricordano e vengono molto colpiti da questa, diciamo, continuo legame tra quella realtà storica e la realtà culturale. Capiscono che diciamo, certe opere nascono appunto dallo stimolo del presente. E allora appunto questa prospettiva comparativa, per esempio, mi ha fatto capire, ma forse lo diceva già appunto Lucia prima, come si debba parlare appunto di una ciclicità di alcuni dei fenomeni epidemici. Però la comparazione non ci esime dal vedere appunto le differenze. E in particolare appunto sono stati ciclici gli episodi epidemici causati dai batteri, come peste e colera, per esempio, che si sono ripresentati ogni 12-15 anni, per un periodo molto lungo, nel caso della peste fino al 1650. La peste, tra l'altro, noi pensiamo che sia conclusa, in realtà esiste ancora, ci sono ancora delle sacche, no? Di peste in Africa, ma anche in America, in certe zone isolate. E invece il vaiolo si è comportato in maniera molto diversa, no? Proprio per la natura stessa del virus. E anche la spagnola si è ripresentata in tre ondate, che però si sono concentrate in un tempo molto breve, e si è conclusa dopo 50 giorni di morte, quanto dice l'Istituto Mondiale di Sanità, addirittura nell'arco di 2 o 3 anni. Poi c'è stata sicuramente una connessione fortissima tra le epidemie, le carestie e i conflitti, no? Cioè, questo è molto interessante. Elementi che hanno favorito la diffusione. Questa connessione è stata vincente per i batteri, ovviamente non per noi, per i batteri, per i virus, è stata molto presente nel caso della peste, del colera e della spagnola. Dalle fonti del diocesano, che sono presenti appunto in the web, emerge una conferma di questo dato. Ad esempio, mi piace ricordare come si registri che già nel 1438-39 ci fu una conseguenza tragica per Brescia dal lungo assedio che le truppe di Niccolò Piccinino, che era al soldo degli sconti, i quali cercavano di riappropriarsi della città che nel 1426 si era donata, no? Spontaneamente alla Serenissima. Ecco, in questo assedio noi troviamo appunto lo scatenarsi della pestilenza. Questa connessione tra appunto carestie, conflitti ed epidemie non sembra essere presente per il vaiolo, che si è diffuso, sembra, entro piccoli ambienti, poteva addirittura sopravvivere, questa è una cosa che io ho scoperto che mi ha veramente colpito molto, anche in forma essiccata, no? C'erano appunto ambienti, per esempio, non so, i tessuti, le lenzuola, in cui in forma essiccata rimaneva il virus, che poi si rimetteva in atto a contatto, per esempio, con l'umore, no? L'umore della pelle, il sudore.
che lo rendeva nuovamente vitale. Vaiolo che ha provocato danni enormi, se noi andiamo a guardare la storia tra 600 e 700 delle corti, troviamo che il vaiolo ha, per esempio, interrotto addirittura, diciamo, continuità dinastiche. Pensiamo a Gonzaga, già nel 1612, pensiamo a almeno due morti all'interno della famiglia degli Asburgo-Lorena, di Maria Teresa e Francesco Stefano di Lorena, che appunto sono stati colpiti e sono morti. Lo stesso Luigi XIV, anche Luigi XIII, erano stati colpiti dal vaiolo. Accanto a questi elementi è emersa chiaramente, facendo la ricerca, anche la necessità di capire quale sia stata la risposta delle istituzioni. Ed è emerso praticamente da subito, anche dalla bibliografia, dalla storiografia già presente, come la Repubblica di Venezia sia stata davvero precoce nel trovare il modo di tentare di arginare, no? La Repubblica di Venezia aveva per prima introdotto ancora nella famosa peste bubonica del 1348, una modalità di contenimento, ovvero il maggior consiglio aveva, certamente per evitare che le attività commerciali, mercantili, venissero bloccate, aveva tentato di disporre il trasferimento su due isole abbandonate dei cadaveri, dei morti di peste, no? Per tenerli appunto lontano il contagio. E nel 1423 aveva disposto misure di contenimento quali la quarantena. Infatti, non a caso, noi le troviamo appunto anche nel Bresciano. Quindi mi interessava sapere se queste misure di contenimento attivate nel caso della città, della capitale, della Serenissima, si fossero diffuse rapidamente anche nella terraferma veneziana, cosa che effettivamente avvenne, perché nello stampato pericolo di Beweb emerge molto chiaramente come nel 1427, quindi un anno dopo dalla dedizione, la Riviera di Salò aveva diciamo, avuto un grande contagio e il contagio aveva raggiunto Brescia. Ed è lì che viene introdotta l'istituzione di un lazzaretto, il lazzaretto di San Bartolomeo. Il colera ha fatto sorgere, per esempio, delle strutture dedicate per la sua cura, no? Mi sembra interessante che siano state introdotte nel 1630, ancora per la peste, delle patenti di sanità per entrare in città, cioè bisognava dimostrare di non provenire dalle zone di contagio, no? E questo accadeva, per esempio, nel Bergamasco, quindi ancora un'altra realtà della terraferma che proponeva delle misure, diciamo, introdotte precocemente a Venezia. Ora, tutte queste cose sono interessanti perché sembra che a Venezia l'ultima pestilenza sia datata a 1650. Quindi, poi è vero che queste misure sono state, per esempio, viste anche nel Pistoiese, se non vado errata, quindi in area toscana, e che comunque nel territorio tra Bergamo e Brescia ci sono state in ogni caso ancora delle altre epidemie. Non so dire quale ragione, no? Non credo che si potesse parlare allora come invece è stato in questi casi più recenti, di inquinamento che ha favorito, no, la diffusione, però interessante. Diciamo a livello di conoscenza per appunto fare questi confronti. E poi mi è sembrato molto interessante, come dicevo prima, capire a livello di comportamenti la risposta della popolazione, perché la popolazione ha certamente durante le epidemie, come è capitato a noi, abbandonato le consuetudini di vita abituali, ne parlava già Lucia prima, no? Anche abbandonare appunto condizioni come per esempio quella dell'astenersi dal consumo della carne, però, come dire, approvate, no? A livello ecclesiale, a livello istituzionale. La comparsa improvvisa, la rapidità della diffusione, la quantità dei decessi, l'incapacità di risposte efficaci
Ovviamente sono tutti elementi che mettono certamente diciamo, sul proscenio, no? Questo cambiamento dei comportamenti. Però è molto interessante appunto vedere anche il cambiamento dei comportamenti in ambito religioso. Ad esempio appunto le forme specifiche di devozione e di preghiera che sono sorte, le processioni, i rituali collettivi, la fondazione, la costruzione di santuari, di chiese dedicate, no? È molto interessante vedere come San Rocco, sia questo santo di Montpellier, che aveva sfidato la peste, è stato ritenuto come un salvatore, e curiosamente ho scoperto che per famiglia cristiana pare che sia stato un santo più evocato durante il tempo. Quindi molto interessante questo senso di continuità, no? Però appunto San Rocco, poi Santa Maria della Salute, sono anche appunto tante altre fondazioni di chiese dedicate a, che non troviamo su tutto il territorio nazionale. Mi viene anche da ricordare che in Sardegna c'è questa bellissima, no? Questo bellissimo rito, processione di Sant'Efisio, che viene fatta ogni anno, a parte il 2021, che è stato sospeso, fantastica. Io ho avuto modo di andarci nel 2019, c'era anche Antonio Lorenzo Storio. È veramente fantastica. Sant'Efisio, questo santo protettore, patrono della Sardegna, per il quale ogni anno, il 1° di maggio, viene organizzata questa, ma veramente vi assicuro, strepitosa cerimonia, questo rito per cui da tutti i territori della Sardegna arrivano a Cagliari queste delegazioni, no, che rappresentano il territorio e che hanno i vestiti appunto, diciamo, quelli tradizionali. Portano appunto dei carri allegorici con il bestiame, perché chiaramente perché? Perché c'era stata nel 1652 questa terribile pestilenza, per cui per ringraziare il santo che aveva liberato dalla peste, hanno promesso che ogni anno avrebbero fatto istituzioni religiose, quelle civili, con la figura dell'alter nos, cioè del viceré, no? Che adesso invece è rappresentato ovviamente dal sindaco, ovviamente. E avrebbero fatto questa rituale che prosegue nel tempo, che è veramente una roba strepitosa. Quindi, però, è interessante riflettere su una cosa, no? Che tutte queste questi rituali, queste diciamo innovazioni devozionali di preghiera ci introducono un po' in una grande contraddizione. Perché queste liturgie comportano chiaramente riunioni, no? Di grande quantità di persone che vanno ad invocare l'aiuto del santo, l'aiuto, no? Quindi però interrompono quella necessità imposta anche dall'autorità di rimanere isolati, no? Di non partecipare insieme a dei riti collettivi. Quindi c'è questa contraddizione. È interessante che dalla ricerca del sito web emerge come di fatto questi riti abbiano interessato di più l'ambito del territorio di Brescia e non della città, no? Questo per appunto forse anche rispondere a questo elemento della contraddizione che emergerebbe. C'è poi anche molto interessante che emerge sempre da questa ricerca la diffusione del culto delle sante croci che venivano esposte periodicamente e che vengono proprio definite, mi è piaciuta molto questa espressione, punto focale della speranza. Portate in processione, dando vita a eventi anche memorabili, no? Per la comunità, oppure portate nei palazzi del potere. Poi emerge dalla ricerca, appunto, che si può fare nel Chiesa diocesano, anche questo elemento della carità operosa. Forse lo accennavi tu, Lucia, però. E mi interessa tanto questo elemento del nascere dell'ordine mensuale della Carità di Maria Bambina, forse perché ho avuto una laureanda che si è laureata poi e che appunto cioè, che è una suora di questo ordine. Da un'analisi degli effetti di virus e batteri emerge anche una evoluzione degli agenti scatenanti, no?
Io sono stata molto colpita da questo elemento della peste del Mazzucco. Certo, alcuni che pare sia sia diffusa appunto nel Bresciano nel 1478, Mazzucco deriverebbe da male di zucca, no? Per cui questa pestilenza probabilmente dava anche questo effetto, no? Mal di testa. Però è interessante perché, siccome noi siamo abituati adesso a ragionare sull'evoluzione del virus o del batterio, no? Chiaramente forse quelli che hanno studiato e hanno detto ma no, forse il Mazzucco non era veramente una peste, non hanno forse fatto il calcolo con il fatto che magari appunto questi batteri, questi virus si evolvono, quindi questo andrebbe un po' a spiegare anche questa roba. E poi c'è un'ultima cosa che è quella che si registra a partire dal XIX secolo con la scoperta jenneriana, no, del vaccino, che come sapete è stata sicuramente legata al lavoro enorme che ha fatto Lady Montagu nel diffondere la pratica della variolizzazione, no? Presente già in Turchia, in Oriente, che consisteva nell'introdurre in una ferita fatta apposta a chi voleva sottoporvisi elementi appunto del virus in modo da creare una situazione di rafforzamento delle difese immunitarie. Da lì poi appunto la scoperta di Jenner della possibilità di legare la peste, cioè il vaiolo bovino appunto questa introduzione di un vaccino. Ecco, questo ha sicuramente innescato, e l'ho potuto vedere appunto per quella antologia di testi letterari e storici, ha innescato tutto un percorso per cui la medicina ha lavorato tantissimo nello studio sul territorio, sul territorio italiano, di questi episodi epidemici. Interessante è la ricerca condotta dal medico Giuseppe Sormani nel 1881, che ha pubblicato questa geografia museologica dell'Italia, che ci racconta appunto, per esempio, la storia del colera. Allora, io proverei, non so, Lucia, provo a fare qualche conclusione, perché ditemi un po' voi, siamo un po' arrivati Ma sì, possiamo passare, perché di materiale veramente Allora, è messo tanta carne sul fuoco che non si capisce. volevo dire questo. Allora, la collaborazione tra istituti civili e istituti religiosi che è emersa, no? Dallo studio fatto attraverso l'archivio storico diocesano, cioè il fatto che siano emerse appunto delle sintonie, delle collaborazioni tra istituzioni civili e istituzioni religiose, no? Almeno nell'ambito bresciano. Questo è molto interessante perché mi pare che sia cioè la documentazione di qualche cosa che va esattamente contro quella attenzione esclusiva verso gli interessi locali e ci accompagna invece in questo lavoro di andare a scoprire le sinergie che si sono create non nell'epoca in cui c'era già questa attività italiana, nell'epoca precedente. Quindi andiamo un po' a rompere quella che era la struttura che noi ci immaginiamo sempre, no? Chiusa da gli stati pre-unitari, no? Sarebbe davvero interessante capire se oltre al caso bresciano ci siano anche altri casi, quindi una pratica comune in cui praticamente c'era una collaborazione tra istituzioni civili e quelle religiose e collaborazioni tra territori, no? Per cui ecco che San Carlo che aiuta, certo, fa parte diciamo del mondo ecclesiale, del mondo religioso, però, come dire, lui lavorava nella Lombardia spagnola e il fatto che vada in aiuto, no, di un territorio che esulava dalla Lombardia spagnola mi sembra molto interessante. Inoltre è interessante la varietà dei rituali, devozioni devozionali documentati. In un contesto così piccolo ma così variegato, lo dicevamo prima, il territorio di Brescia è composto da una città ma da tante diversità, perché abbiamo appunto il territorio della pianura, le comunità della pianura, quindi quelle della valle, quelle del lago, no?
quindi appunto noi ricaviamo attraverso questa comparazione attraverso diverse pandemie e il focus su diciamo, un centro apparentemente piccolo e distopico per certe specie rispetto a quelle che sono le nostre abituali frequentazioni storico-storiografiche, noi troviamo davvero tanti stimoli, tanti squarci, tanti spunti che ci inducono, in qualche modo ci aprono appunto l'orizzonte e ci fanno capire la quantità di percorsi che abbiamo ancora. Quindi direi che anche per il tempo che vi ho occupato, direi che mi fermo qua. Aggiungere Grazie. qualcosa? No, non so se è il caso di far vedere il percorso, lo posso non vedere, non so, dipende da dove si Intanto un applauso. Visto che l'abbiamo tanto citato, questo No, sembra un'ottima cosa. Io vi intanto ringrazio entrambe perché veramente è stato un percorso ricchissimo di suggerimenti, spunti, avendolo poi vissuto sulle nostre pelli, vederlo e anche questa tua capacità di coinvolgimento nei confronti degli studenti, ma di tutti e due, nel senso di cercare sì. di iniziare e di far dialogare territori e istituzioni. Di domande ce ne sono tante, ma intanto finiamo di vedere il percorso e poi naturalmente chiederò per una cosa al pubblico se ci Era sono. sotto, io l'avevo visto, sta molto Sì. piccolo. Questo. Sì, perché c'è un sacco di roba. Sono tutti i percorsi. Andiamo, ci arriviamo. Eccolo qua. Meno attenti dello scampato pericolo. Sì, infatti l'idea era proprio quella di, ma come, cioè, la cifra di questo era proprio, ma come ne è uscita la popolazione? Con che risorse spirituali, sociali, economiche? E poi vedrete, insomma, per chi vuole, è articolato in questo modo, per cui ha ecco, qui viene spiegata un po' la motivazione, tra l'altro. Aveva fatto molta impressione in una testimonianza in cui si parlava di Brescia desolata e deserta durante la peste. E qua noi abbiamo il vescovo, qua c'è il video del vescovo che passa nelle vie desolate e deserte della città con la reliquia della Santa Croce, di cui dicevamo prima. E cioè, ecco, è articolato molto semplicemente in tre parti, quattro parti, quindi la peste, quindi i secoli XV-XVI, e quindi il Lazzaretto, il tesoro di Sante Croci, San Rocco, e poi quindi il XIX secolo e il colera, il XXI secolo e il Covid, perché in realtà questo è un percorso che riassume tutto un progetto che ha previsto anche un'installazione di cui vedete un video, insomma, quindi non era solo il proprio percorso, e infine le Sante Croci. Quindi se voi andate, per esempio andiamo nel Colera, poi ci sono le sottovoci, si ripercorrono. Ecco, ci sono anche i documenti, per esempio il ruolo delle parrocchie, i documenti che abbiamo citato, eccoli qua. Voi trovate sia, ecco, le segnature, le indicazioni, e poi ci sono anche, qui in fondo ci sono anche i podcast, cioè di lettura di alcuni dei documenti che abbiamo usato. Grazie mille, veramente. C'è qualche domanda? C'è qualcuno dal pubblico? Vieni, vieni, vuoi venire a parlare? Sì, no, se no c'è il no, perché stanno sempre non c'è microfono. Come altre questioni questo ordinamento dei storici e archivisti sempre interessantissimo.
A me piace, mi è piaciuto molto all'inizio che Lena diceva l'importo che fate su persone poco importanti. E questo percorso che io come storico della Chiesa mi sembra molto interessante vedere la fede incarnata o non incarnata in persone concrete, no? Perché sempre stiamo con vescovi, con re, no? Allora, vedere una persona che è caritativa, che fa cose, la sua moglie, la famiglia, eccetera, o no, però questo tipo di cose solo si vedono in un archivio, se ti aiutano molto, perché questa è molta fortuna, cioè qualcosa che non sia un solo dato, sino più dati di una persona è molto difficile. E alle volte quando trovi queste persone ti innamori di loro, no? Perché una persona molto semplice, però dai molti dati, la moglie, questo no, mi sembra un percorso da incoraggiare. Potete partecipare anche online. Sono questo è veramente bellissimo progetto, molto didattico, anche tutti gli elementi, non avete perso nessun elemento, perché tutto interagisce. Ve lo lascio la parola a Fabrizio. Grazie per la conferenza, interventi sono stati molto interessanti. Io partirei da un dato sui conflitti, appunto, che effettivamente ho trovato impattante. In realtà partirei da un conflitto che apparentemente non ha nulla a che fare con le epidemie, ed è la Seconda Guerra Mondiale. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, appunto, con il piano Marshall, gli Stati Uniti decisero di ricostruire in parte l'Europa da un punto di vista industriale, da un punto di vista agricolo, e quindi il protocollo del piano Marshall era pure, appunto, il Travel Development Plan, quindi il piano sul movimento delle persone. Questo perché muovendosi le persone si muovevano anche le merci, si muoveva anche il cibo, ci poteva essere commistione appunto da un lato dell'Atlantico. Questo appunto perché in un'Europa che si stava ricostruendo era necessario anche avere dei protocolli per l'agricoltura, l'allevamento, protocolli alimentari, proprio per evitare eventualmente problemi legati alle epidemie, cosa che abbiamo visto effettivamente con il Covid, che era nato in Europa, ma appunto a causa della mobilità delle persone e, prima ancora, a causa della vicinanza di persone e animali, eventualmente c'è un passaggio del virus. Quindi, tornando a questo aspetto della mobilità animali, persone, volevo domandare, e visto che ci siamo occupati di Brescia e quindi di Venezia, se i protocolli sanitari, tutti i protocolli che sono stati adottati nel corso delle diverse epidemie, hanno in qualche modo avuto un impatto anche sui pellegrinaggi. Venezia era il porto di arrivo e di partenza dei pellegrinaggi per la Terra Santa. Quindi la domanda è: effettivamente si sono dati, per quanto riguarda ad esempio il lazzaretto di Brescia, di pellegrini di ritorno dalla Terra Santa che appunto stavano facendo la quarantena a Venezia? Quindi anche questa è una forma di controllo del. Dunque, allora, intanto grazie perché devo dire che il tema è molto molto interessante, nel senso che mi sembra una buona idea quella di andare ad indagare anche questo ambito, no? Che è quello appunto dei viaggi indirizzati appunto ai luoghi santi, che però erano viaggi e non solamente viaggi, perché a volte implicavano anche degli scontri, no? Quindi anche dei conflitti. No, sinceramente non ho testimonianze da questo punto di vista, però quello che si è appurato dalle fonti è che sicuramente il primo input che Venezia ha per indicare appunto con misure di contenimento il blocco appunto di persone e merci, no? Era per salvaguardare gli interessi commerciali ed economici. Che poi dopo questo andasse ad impattare anche su quest'altro aspetto, sinceramente non mi risulta che per ora sia stato mai studiato, però mi sembra molto molto interessante. Quindi la ringrazio molto. Grazie. Mille. Qualche domanda dal pubblico? Io ne ho soprattutto una, perché mi sono interessati vari aspetti, poi soprattutto questo elemento normativo
per prima cosa per studiarlo mi sembra fondamentale che sia una interrelazione tra vari beni culturali. Questo è una cosa che famosa sinergia, no? Da vari punti di vista per cercare di individuare. Quindi questo lo voglio sottolineare. Ma dal punto di vista normativo, io giustamente il grosso elemento della Chiesa sul rituale, questo scontro tra le precauzioni che limitassero il diffondersi di queste malattie, le processioni, la processione dell'anima stessa di questa religiosità popolare per evitare. Quindi questo altro aspetto mi è sembrato fondamentale. E qui la domanda viene, ma nel momento in cui alla fine sono gli uomini la capacità di saper gestire, abbiamo visto che le diritti del vescovo non vi avvicinate, non fate assembramenti, molto, è tutto molto attuale, ci ricorda tante altre cose. Ma da questo punto di vista, al di là del locale, che tipo di interazione dal diocesano di Brescia si vede con Roma, col papato? Quali direttive vengono dall'alto? Ci sono le direttive, c'è un'interazione, perché alla fine, come giustamente hai detto tu, non ci sono i confini che limitano queste pandemie, per cui evidentemente sono una gestione sul locale, ma insomma, avendo una gerarchia, quanto la gerarchia, non nel senso di limitare, ma quanto c'è questa interazione, e per esempio una pandemia tocca Brescia, territori limitrofi, o attenzione, come in qualche modo quello l'abbiamo visto, insomma, in Italia è scoppiato un certo, alcuni paesi hanno preso delle precauzioni, altri di meno, al di là poi di politiche economiche, cioè, ecco, dal punto di vista della Chiesa, della gerarchia ecclesiastica, quanto c'è questa comunicazione tra l'alto e il basso e tra le varie diocesi? È una prospettiva che non abbiamo considerato, nel senso, no, così d'impatto direi che sono i vescovi che decidono dal proprio punto di vista di comunicare sull'epidemia che a me ha lasciato veramente sbalordito, quelli sulla vaccinazione, cioè del vaiolo del 1804, cioè, in cui dicono no, è una pratica sana, eccetera, eccetera, perché gli studi dimostrano che, eccetera, eccetera. Quindi una cultura scientifica che evidentemente non era infatti. Però sinceramente sarebbe interessante perché, come ripeto, così istintivamente mi viene da dire che era appunto un moto del, poi non so, magari io ho un'idea, nel senso che noi non possiamo pensare, però, che cioè dipende qual è l'epoca che prendiamo in considerazione, no? Quindi allora, sicuramente dopo la fine del Settecento c'è, diciamo, la diffusione, anche perché nel Settecento c'è sul punto della vaccinazione una letteratura enorme, no? Che appunto promuove proprio questa cosa della vaccinazione contro il vaiolo. Se uno legge l'intervento di Pietro Verdi sul caffè, lui fa tutta un'analisi, no? di tutti coloro che in Europa avevano lavorato per andare a capire se fosse diciamo utile o non utile, sì. No? Fare appunto la variolizzazione, perché non c'era ancora quando gli scrive questo articolo del caffè. Quindi c'è, diciamo, la diffusione di una cultura, no? Per cui lì si capisce che all'inizio dell'Ottocento anche la Chiesa ha recepito, no? certe istanze, certe utilità. Però io non penso che dobbiamo trasferire troppo indietro, tu dicevi, quanto la Chiesa promuove a livello dei singoli vescovi, no? L'adozione di certe misure che sono l'educazione, sì. Però dobbiamo anche pensare che non è che fosse così diffusa la possibilità di capire che cosa succedeva in ogni singolo territorio. Quindi Roma certamente aveva tanti strumenti per capire cosa succedeva ovunque, però insomma la rapidità non era qualcosa che... Non c'era sulla rapidità, però sulla coscienza il momento comunque erano elementi che permanevano. E poi c'è un altro aspetto che forse deve essere un po' chiarito, cioè che certi rituali
dobbiamo capire se vengono introdotti quando è avvenuta la liberazione dal virus, cioè dal batterio, per cui appunto si introduce il rituale festivo, come dicevo prima, nel caso di emergenza, come ringraziamento. Tuttavia ci sono anche dei rituali di invocazione, no? Invocazione, ma però ci sono le raccomandazioni di non fare processione durante il periodo pandemico. Invece, per esempio, nel 1837, l'anno successivo all'epidemia del 36, del colera, viene fatta questa enorme celebrazione liturgica. Noi abbiamo i prospetti di tutti i musicisti che erano stati convocati per suonare dentro e sempre nella chiesa delle Sante Croci, perché appunto era stato, per esempio, Simon Mayr, che era appunto di Milano, e quindi è il momento dello scioglimento del voto. Però mi viene da dire anche qui dobbiamo fare un po' un distinguo tra il periodo del colera, che è l'Ottocento, perché sì, il colera incomincia a comparire negli anni 20, no? E invece il periodo della peste. Lì non sono sicura che ci fosse questa consapevolezza del non facciamo le processioni perché non è il caso. Non lo so, cioè, dobbiamo andare... Certo, quello di periodo, probabilmente. Con le periodizzazioni, come io ho fatto con le periodizzazioni, però quanto ci fosse, visto che parlavate di questa collaborazione. Certo, nell'Ottocento c'è sicuramente una consapevolezza maggiore diffusa, probabilmente anche diffusa grazie a tutto quel processo, no, che porta appunto a recepire la vaccinazione come un grande avvenimento per la storia del benessere dell'umanità. E quindi anche il colera che erompe in maniera improvvisa, no? In Occidente, importato dall'Oriente, anche questo a causa dei conflitti, eccetera, eccetera. Pare poi che ci siano state tanture a studiato, in particolare proprio il colera, facendo una pubblicazione di recente, facendo vedere come un'eruzione di un grande vulcano avesse provocato delle modifiche, no, all'interno del sistema climatologico, insomma, e qui come una specie l'effetto domino, piano piano si è creata questa situazione, sicuramente favorita da carestie e la presenza appunto di conflitti e quindi di soldatesche che, spostandosi sul territorio, hanno favorito, il caso tipico della peste del 1630 è proprio tipico, cioè è stata proprio la guerra di 30 anni che ha favorito la diffusione su tutto il territorio del centro Europa e del nord Italia di queste nuove pestilenze. Anche non mi viene in mente un'altra circolare del Quirini, quindi metà 700, in cui lui dice di invocare Dio, perché il male che arriva da Messina, quindi avevano notizia, non arrivi fino a noi. Quindi pensavo ancora per la peste, perché Messina è una delle ultime città che ha un episodio di peste. Interessante anche questo evento dell'informazione. Io voglio fare la voce di sono domande molto più puntuali. Per primo volevo sapere, dato che siete voi due insieme a questi 14 persone che compongono questa commissione d'archivi, l'amico della Susan, siccome avete detto che avete fatto una mappatura, quali sarebbero stati, diciamo, le conclusioni più principali, no? Due o tre, per dire le idee, no? Che abbiano un po' uscito, no? del lavoro fatto. E dopo una seconda domanda riguarda la cronologia dell'archivio diocesano, perché veramente da quando ha origine, cioè proviene da un archivio
diocesano diciamo precedente, ma quali sarebbero le date più antiche dei documenti che... Il documento più antico non è antichissimo, è del XII, del XII secolo, 1100. Beh, no, nel senso, certo, non ci sono, diciamo, pergamene dell'VIII secolo, se è questo che... Diciamo dal Medioevo, diciamo. Sì, è l'archivio vescovile che nel corso dei secoli si è sedimentato e quindi più antico è. E anche una curiosità, perché veramente mi ha colpito un po', proprio perché non lo sapevo, quello che hai accennato riguardo a che le parrocchie, no? C'era un concorso. Sì, questo è stato interessante. E voglio sapere proprio cosa dicevano, no, i candidati su di loro, che meriti, dicevano al suo, no, alla sua carta. Perché noi facciamo proprio degli esami scritti, per cui noi conserviamo gli elaborati. Questo che lo so, perché non lo sapevo, però le cose che fanno questo, che veramente è un argomento, c'è una cosa originale, del suo no, ci sono gli elaborati, perché si candidavano, cioè sì, veniva messa una parrocchia che era vacante. Allora, chi voleva concorrere per quella parrocchia si candidava, faceva l'esame e poi, in base agli esami sostenuti, veniva, ovviamente il vescovo decideva, però per dire, no, c'era un processo decisionale assolutamente. Adesso noi. Che domande, diciamo, facevano? Ma dunque mi sembra, adesso non ricordo se sono elaborati di teologia, di pastorale, di. Sì. Si erano preparati. Sì, dovevano prepararsi. Giustamente la concilibilmente poi doveva avere una certa preparazione. Tuttavia questa presentazione dei CD, come li chiamiamo noi oggi, del curricula, era, diciamo, qualcosa di abbastanza frequente anche nell'antico regime, perché a me è capitato di vedere della presentazione di curricula di aspiranti governatori di Milano nelle consultas del Consiglio dell'Italia. Per cui, cioè, evidentemente c'era una. Ecco, per quanto riguarda la commissione, non so, Isabella, voi la commissione archivio di biblioteche, in questa mappatura che ora è assolutamente parziale, dobbiamo discutere se sia appunto il caso di proseguirla, perché ogni mappatura ha bisogno di essere aggiornata. Per cui, o troviamo il modo di inserire dentro al sito della CISEL i risultati di questa mappatura, che devono essere in qualche modo anche aggiornati, perché se noi abbiamo fatto una richiesta ad un archivio che ci ha mandato una certa situazione e che poi è cambiata, noi non possiamo, no, non tenere conto, no, giusto? Allora è chiaro che questa mappatura per ora, che è stata condotta su alcune regioni in maniera completa e su altre no, ha prodotto appunto quello che dicevo prima, cioè la sensibilizzazione da parte nostra delle grandi diversità esistenti, non solamente tra nord e sud, che veramente, no, siamo abituati a pensare al nord funziona tutto come è vero, e al sud funziona molto meno, ma in realtà una diversificazione anche all'interno di una stessa regione, come dicevo prima, per cui in Lombardia è un archivio molto ben organizzato e trasparente dal punto di vista delle informazioni sul web, è quello di Mantova, mentre ce ne sono altri che non sono così efficaci. È chiaro che tutto questo va, diciamo, ad essere commisurato con il fatto che c'è talvolta l'andata in pensione di un certo numero di persone che non sono state poi sostituite, e quindi noi ci rendiamo conto come utenti degli archivi delle biblioteche che ci scontriamo contro questa realtà contro la quale noi non possiamo fare nulla. Adesso vediamo se per caso il ministro darà una sua risposta, no? A questo bisogno che c'è. Tuttavia, dicono a Milano, fede fa il tuo mestiere, cioè pasticcere fa il tuo mestiere, e quindi noi siamo
appunto diciamo, i fruitori, e quindi ci sentiamo di dover mettere in luce certe necessità che noi richiediamo agli archivi. Poi gli archivi e le biblioteche giustamente dovranno chiedere. Stiamo facendo il concorso. Sì, ma dopo secoli. Ma poi la cosa che dimostra perfettamente, per esempio, questa sessione, no, che avete sviluppato, non è solo di coprire i posti, ma di la cinghia di trasmissione. Quindi tu sai, come archivista, viene trasmesso, viene assunto a volte sì, in questa maniera un po' al di là del, senza, parlando in generale, viene molto lasciato la buona volontà, mentre invece la catena di trasmissione dovrebbe essere ben oriata, perché è un patrimonio, perché io ripeto, come storico, Cinzia, lo sai bene, uno entra in un archivio, vuoi prepararti quanto vuoi, ma se non hai l'assistenza, la capacità di trovarti qualcuno che conosce bene quel territorio, certo, è molto difficile riuscire a produrre una ricerca di alto livello. È una mediazione, una mediazione. Perché talvolta le domande che vogliamo fare alle fonti, talvolta non sono neanche corrette. Allora, se abbiamo qualcuno che ci aiuta a esprimere delle domande corrette sulla base di quello che le fonti possono offrire, perché uno può chiedere qualunque cosa, ma se poi dopo non c'è, no, rispondenza, me lo deve dire chi conosce bene quella fonte, no? Quell'archivio, quella storia. E quindi proprio questo discorso di valorizzazione, non soltanto di numeri, ma un bagaglio di conoscenze. Io penso che a volte questo aspetto è un po' preso sotto gamba, non è percepito, non è che non si sappia, però la ricchezza del patrimonio, ma anche di chi dell'esigenza di questo patrimonio, che lo comunica, ad alto livello, a medio e basso livello, perché anche c'è un discorso di divulgazione, a volte noi stessi possono riuscire, abbiamo un po', mi serve una ricerca, sì, evidentemente, perché noi siamo scriviamo dei libri, un anello di trasmissione, ma non siamo gli unici. Poi bisogna, secondo me, anche raccontare bene che cosa sono questi istituti che conservano i documenti, no? Perché spesso si pensa all'archivio come qualche cosa impossato in una specie di cantina, no? Cioè, spesso quando parli con la gente si immagina che l'archivio sia appunto la cantina, no? Cioè, in generale i nostri archivi sono anche collocati in posti molto belli, no? Pensate a Venezia, a Torino, ma anche a Milano, la Fiorentina. Non ho fatto riferimento agli archivi parrocchiali. A Brescia ci sono 438 parrocchie, ogni parrocchia ha almeno uno, perché poi gli archivi parrocchiali non ho aperto No. Certa quota di... Noi abbiamo solamente quello della cattedrale, ma e quello sì, ha un legame con il territorio incredibile, perché lì è proprio la storia, la microstoria, e il problema è molto rilevante, perché diminuisce il clero, vengono accorpate le parrocchie, chi è che vigila, e il ruolo della diocesana è anche questo. Di mediazione, di consulenza su questi archivi, dove ci sono questi volontari animati da sacro fuoco, che poi magari bisogna un attimo così far capire che non è che possono mettere le mani così solo perché sono appassionati. C'è una domanda riguardo all'attività che fai tra i più piccoli, nelle scuole primarie. E hai visto, le reazioni? Quali sono le reazioni quando tu ti fai vedere veramente come si fa il lavoro storico? Guarda, io non faccio direttamente io un lavoro con i bambini, ma lo fanno i miei laureati, e comunque, siccome gestisco tutta la questione della sfera del tirocinio, no? Perché la formazione primaria dal 2011, come sa benissimo la dottoressa Torino, che qua si è laureata appunto proprio da noi,
bisogna appunto condurre l'attività di tirocinio diretto nelle scuole e indiretto attraverso tutta una serie di persone che vengono selezionate tra coloro che lavorano a scuola, proprio per aiutare gli studenti dell'università a capire bene qual è l'attività che andranno a svolgere, no? Quindi il tirocinio proprio sulla diretto nelle scuole e indiretto tramite appunto queste persone. Ecco, diciamo che quello che io noto è che bisogna innanzitutto cambiare davvero il modo con cui si rapportano i futuri laureati, no? A tutte queste discipline. Loro hanno, forse Valentina può dirlo meglio di me, hanno più, diciamo, una dimestichezza con i temi pedagogici, psicologici, al limite la sociologia. La storia, che ha a formazione primaria a Brescia almeno tre declinazioni: la storia moderna e contemporanea, quella antica medievale, e poi io ho al terzo anno la storia locale, appunto, nella quale, come avrete capito, non mi limito mai a studiare soltanto le varie componenti della storia della regione Lombardia, che sono almeno quattro, perché c'è la Lombardia, diciamo, milanese, la Lombardia, quella che dal 1426 fa parte, no, dell'area veneta, veneziana. C'è poi quella gonzaghesca, importantissima, con le mille relazioni con la storia europea. Se uno va a pensare soltanto a quanti matrimoni tra Gonzaga e Asburgo ci sono stati, sono veramente. E poi c'è la Lombardia valtellinese. Non dimentichiamoci che quello che raccontava Mozzarelli è assolutamente vero. La Valtellina era il corridoio per le Fiandre, quindi era appunto quella strada che conduceva gli eserciti spagnoli e le merci e i commerci, no? Ad interagire tra la parte appunto della Lombardia spagnola con il mondo delle Fiandre che apparteneva alla Spagna fino alla guerra di successione, quindi importantissimo. Però diciamo che gli studenti di formazione primaria non hanno una predilezione per la storia, quindi bisogna accompagnare. Io sto facendo un percorso di educazione civica, lei si è laureata con un altro docente, ma con una tesi sull'educazione civica. Stiamo facendo un percorso che parte proprio dalla Costituzione. Parte dalla Costituzione italiana, perché la nuova normativa sulla educazione civica ce ne devono appunto imparare a avere condizioni della Costituzione, della cittadinanza digitale e della sostenibilità ambientale e anche di tutto quello che ha a che fare con la salute, no? Il preservare la salute. E tuttavia io sto cercando di fare, un giovedì ci sarà l'ultimo incontro di questa prima parte, un lavoro che faccia capire ai docenti delle scuole del territorio bresciano che hanno aderito a questo progetto l'importanza della storia come, diciamo, elemento fondamentale, perché la Costituzione non è semplicemente un elenco di norme, no? È, diciamo, un documento vivo che è pieno di storia del passato, ma è appunto l'interlocuzione con il futuro, insomma. Perché la storia è l'elemento fondamentale per appunto progettare il futuro, per la storia. Infatti anche a me aveva colpito quando lo stavate spiegando tutti e due dei corsi di formazione, ancora il fatto di fai una lezione, prova a spiegare, perché a volte uno da mettiti, prova tu a trovare gli elementi, perché non è di sintesi. Poi gli studenti vedo che all'inizio sono persi. Ecco, ma come facciamo i documenti sono una. E poi invece se entrano dopo e anche i bambini, anche gli studenti, cioè il dato fisico proprio anche solo della carta è un'altra cosa, è un'altra cosa di la sintesi di anima. Sì, comunque dico l'ultima cosa: quando già ho delle tesi di laurea, se partono appunto da una ricerca in archivio, come talvolta è capitato, io offro sempre l'opportunità a loro di tradurre una pratica, diciamo, didattica, quel lavoro di ricerca storica che hanno fatto. Ad esempio, c'è stata Veronica Piccuno che ha fatto un lavoro sul lago di Dio, le costruzioni che si svolgevano tramite proprio i certificati anagrafici del periodo lombardo.
le professioni che si svolgevano in questa micro comunità del lago di Iseo, di Montisola, che è un posto bellissimo, ci sono 4-5 no, località, andando a vedere che tipo di professioni si svolgevano e facendo imparare ai bambini quali erano appunto le professioni del 1800, quindi quella la rizzara, che era quella che faceva le reti, piuttosto che insomma altre cose di questo tipo, quindi è molto interessante. Veramente affascinante. Io rimarrei qui ad ascoltarvi, però dobbiamo anche tagliare. Io veramente ringrazio tantissimo a entrambe, Lucia Signori e Cinzia Cremonini, per questo viaggio, no? Questo continuo viaggio dentro Brescia, ma non solo, nei vari mondi connessi tra loro, giustamente detto. E per continuare in questo viaggio, questa volta ci spostiamo, viaggiamo molto lontano, perché la prossima sessione sarà il 19 di aprile, mercoledì 19 di aprile, e andremo fino a Ciudad de México. Perché interverranno Benedetta Albani del Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory di Francoforte e Marcos Pérez Iturbe dell'Arcine Storico dell'Arzobispato de México. E il titolo della sessione è La Nuova Spagna e la Santa Sede. Lo antico sfondo dell'Arcivo dell'Arzobispato de México, 1582-1831, di storia experiencias de investigación. Quindi, diciamo, un altro diocesano, un'altra realtà, un altro contesto, però continuiamo in questo dialogo. Questo è un po' questo elemento. Ci interessava quest'anno anche esplorare questo aspetto della storia religiosa, che poi alla fine non è in questi archivi, che non è solo, l'avete spiegato benissimo voi, di queste interazioni, questo controllo del territorio, monitoraggio del territorio. Quindi ancora grazie a chi ha preso parte, grazie a e al pubblico online. Grazie mille, grazie.